per prima cosa posizioniamo l'alimentatore. Facciamolo combaciare. E avvitiamo le quattro viti per il fissaggio. La scheda madre dovremmo applicare la mascherina che esce con la nostra scheda madre e che cambia da modello a modello ovviamente. Ok, adesso andremo ad applicare la nostra scheda madre, facendo attenzione di avvitare i supporti sulle uscite giuste. Quindi procediamo all'incastro. Ok, adesso abbiamo posizionato la nostra scheda madre facendo attenzione a far combaciare perfettamente le uscite e possiamo procedere ad avvitarla. Prima di montare le RAM andiamo a controllare dove posizionare gli slot per attivare il dual channel. Quindi in questo caso abbiamo l'1 e il 2 oppure il 2 e il 4, dove lo slot 2 e lo slot 4, quindi quelli neri, rappresentano lo slot primario. Ok, per l'assemblaggio dobbiamo vedere dov'è il taglio della RAM e farlo combaciare con il carrello. Quindi posizioniamo le nostre RAM. E andiamo ad aspettare che si senta un piccolo clack, che sta ad indicare l'incastro avvenuto. Altra cosa importante, ricordiamoci di montare le RAM prima di montare i dissipatori, soprattutto se questi ultimi sono ad aria.
Per il montaggio delle RAM è tutto. Allora, ora procederemo al montaggio del processore. Per prima cosa dobbiamo rimuovere il coperchio, delicatezza, e vedremo che c'è una freccia che indica il verso del processore. Ora apriamo tirando questa piccola levetta. Spostando la LED esterno ed alzandola, e ora applicheremo il processore. Importante è non toccare i contatti, quindi possiamo prendere in questa maniera e vedremo che ci sono due piccoli incavi. Possiamo vedere qui e qui, che andranno fatti combaciare sulla scheda madre, qui e qui. Okay. Posizionato il processore, possiamo vedere che il triangolo è in basso a sinistra e corrisponde col triangolo presente sulla piastra. Andremo a incastrare che okay. Il processore è perfettamente incastrato. Vedremo come applicare la pasta termica sul nostro processore. Io userò la pasta termica della Cooler Master e userò la tecnica del chicco di riso, ovvero una piccola quantità di pasta termica al centro del processore. E ora andrò a montare il dissipatore. Ah, una cosa importante. Prima di applicare il dissipatore, rimuovere la plastica protettiva. Ok. Una volta montato il dissipatore possiamo procedere con ad attaccare la pendola al CPU fan 1 all'attacco predisposto. Ok, queste pendole sono ad incastro. Per connettere il nostro case alla scheda madre, la cosa più importante sono i pin relativi ai LED, al buzzer e all'accensione della piastra. Quindi abbiamo nel manuale, nella sezione System Panel Connectors, la descrizione di come collegare questi pin. Nella nostra scheda madre abbiamo il pin relativo all'alimentazione dei LED nel pin 2 e 4, con il positivo al pin 2. Dopo i LED relativi all'hard disk al pin 1 e al pin 3, con il positivo al pin 1, e i pin relativi all'accensione,
i pin relativi all'accensione, al pin 6 e al pin 8 con il positivo al pin 6. E infine abbiamo, per chi abbia il case con il pulsante reset, il pin 5 e il pin 7 con il positivo al pin 7. Ora andremo a collegare i LED per l'hard disk all'uscita GFP1 con il positivo a sinistra col rosso e il negativo a destra col nero. Okay. Qui abbiamo l'alimentazione dei LED con il negativo a destra e il positivo a sinistra. Okay. Ed infine abbiamo il pulsante power . Quindi abbiamo il pulsante power che andrà montato sui due pin superiori appena a fianco all'alimentazione dei LED con il negativo a destra e il positivo a sinistra. Torniamo lì. Se dovesse servire, appena sotto ci sono anche altri due pin che servono per i case che presentano il pulsante reset. Infine andremo ad alimentare il nostro lettore DVD. Ok, ci riusciamo. E l'hard disk. Colleghiamo la SATA 1 all'hard disk. Arriva, ok, e la SATA 2 va collegata al lettore.